Preparatevi a mettere insieme gli indizi e accumulare incredibili ricchezze nell'ultimo aggiornamento mensile di Sea of Thieves, Vaults of the Ancients. Con la minaccia rappresentata dal ritorno di Flameheart, i cacciatori d'oro hanno utilizzato le antiche cripte come luogo per conservare i loro preziosi tesori. Ma ora sospettano che gli scheletri abbiano trovato un modo per entrarvi e il loro oro è a rischio. Quindi sono in cerca del tuo aiuto. Usando il Golden Wayfinder dei cacciatori d'oro, dovrai seguire gli indizi per ricostruire i pezzi della mappa e scoprire dove si trova la chiave della cripta. Puoi restituire la chiave della cripta ai cacciatori d'oro, guadagnando alcune monete per il disturbo, oppure puoi usare la chiave e prendere le ricchezze per te stesso. I cacciatori d'oro hanno molti modi per proteggere il loro bottino dai pirati indesiderati. E solo i più astuti se ne andranno con il loro tesoro più prezioso. Il forziere degli antichi tributi. Quindi dovrai agire velocemente e pensare attentamente a ciò che conta di più per evitare che l'avidità sia la tua rovina. E se gigantesche pile d'oro non fanno per te, aspetta solo di vedere cosa sta arrivando nell'emporio dei pirati. Esatto, i cani sono finalmente arrivati a Sea of Thieves. Questi fedeli amici a quattro zampe sono pronti ad annusare l'avventura e viaggiare attraverso i mari alla ricerca di prelibatezze. Tuttavia, i proprietari di animali pirateschi responsabili dovrebbero essere sempre pronti a strofinare i ponti poiché, beh, possono verificarsi incidenti. E per aggiungere un po' di pepe alle tue avventure, c'è una serie di emote tra cui scegliere. Inclusa anche un emote di cane che balla, tutta gratis. Ma guardate come si muove! E non ha toccato neanche un bicchiere di grog! E il set del cacciatore del fantasma velato è ora arrivato nell'emporio dei pirati, completo di timone, argano e cannoni, bandiera, nonché vela da collezione e polena. Non solo, ma puoi completare il look con il famoso costume da cacciatore del fantasma velato e l'archibugio. È quasi abbastanza per farti credere che le storie siano vere. In seguito alla recente serie di sfortune di Duke, il fondatore dei topi di Sentina, Larinna è qui per prendere le redini. Duke ha impostato un'altra rotta per la sua avventura e chissà quando o dove potrebbe tornare. Ma la tua nuova guida al mercato nero dei topi di Sentina, Larinna, avrà molto di più in serbo per te nei mesi a venire. Quindi preparati a sbloccare il pericoloso percorso verso pile di ricchezza nell'ultimo aggiornamento mensile di Sea of Thieves, Vaults of the Ancients.